Altro non è che è stato inventarci qualcosa per un target diverso in un posto, nello stesso posto di sempre. È come vedere un posto con gli occhi nuovi di una persona diversa. In realtà questo è fatto dalle persone di Fiuggi per le persone di Fiuggi, ma non solo per farci conoscere, per rilanciare questa città. Il mondo delle favole ovviamente è un ritorno all'antico, ritorno a qualcosa che si sta perdendo, ritorno a qualcosa che si spera di non perdere totalmente. Cambierà, è un po' più moderno, sarà rivisitato, ma insomma sarà comunque un modo per far sì che si ottengano due obiettivi: rilanciare Fiuggi a un nuovo pubblico e offrire ai ragazzi e ragazzini qualcosa di un po' più vicino a quello che potrebbe essere l'educazione, quindi l'interazione, la conoscenza, vivere odori, sapori, e vivere le action non come spettatori ma a poter essere protagonisti. Penso che ovviamente i bambini sono il fulcro, no? Perché senza di loro non vengono nemmeno i genitori, però chi ha capacità di spesa sono i genitori, e quindi allora l'obiettivo più importante da raggiungere sarebbe quello che venisse gente da fuori a rimpinguare un po' l'occupazione alberghiera, che in questo momento sta soffrendo da matti, quindi questo è l'obiettivo. Poi riscoprire il mondo dei bambini, noi all'Anticolana qualcosa facciamo tutti gli anni, no? Nel periodo estivo. Quindi da un po' di tempo diciamo tendiamo a farli rimanere all'interno delle nostre strutture, che è la cosa importantissima. E purtroppo ancora c'è molta concorrenza, perché qui ognuno cerca di farsi la sua metà di interessi, per cui però cerchiamo un po' di sinergizzare, una bruttissima parola, però tutti quanti, compresi gli operatori, come ho detto prima, operatori locali, gli albergatori e i commercianti, perché qui insomma non c'è molta collaborazione, se vogliamo dirlo, no? Quindi bisogna unirli e bisogna stimolarli molto per vedere di uscire. Il mondo delle fiabe è un mondo, come ha detto prima Fabrizio, un mondo da riscoprire, perché purtroppo si è perso molto il gusto, per cui cerchiamo di fare tutto il possibile per recuperare questa splendida cosa.